Scusate, ma io quando vedo i cavi così vado in panico, io ho la sindrome di John Lennon, quindi quando vedo dei cavi io dico fuck. Allora, questo ferocissimo atto d'accusa che abbiamo lanciato usando le canzoni del signor G e le parole di... questo ferocissimo atto d'accusa prosegue adesso con una piccola escalation personale, con un piccolo esperimento sociale per capire oggi che cosa vuol dire oggi essere di destra ed essere di sinistra. Vabbè, diciamo che qua sul prato è facile capire che siete seduti come dei poveracci e merdosi, quindi è facile capire che siete tutti più o meno di sinistra. Ma grazie al maestro che adesso suonerà, intonerà, e grazie al fatto che al giorno d'oggi capire non ci sono più come una volta i bianchi e i neri schierati da una parte e dall'altra, ma ci sono tutte queste sfumature di grigio, che cazzo di sfumano, non lo so, vorrei capire insieme a voi per alzata di mano cosa vuol dire essere oggi di sinistra e di destra. Quindi farei delle indagini partendo, non so, partirei dall'igiene personale. Dall'igiene personale, fare il bagno nella vasca è di... Chi è la persona che ha detto di sinistra? Renzi. Ma se vuoi puoi dirle tutte a caso, è il PD e i Marò, buttale lì, tanto funzionano sempre. Quindi Renzi fa il bagno nella vasca, invece fare la doccia è di... La pisciata in compagnia, il cesso invece è sempre in fondo, stare buttati come delle merde sui prati è di... Stare sul palco e essere un figo della Madonna, e no, quello va in culo a voi e basta. Parlando invece di alimentazione, la bresaola con delle scagliette di grano, però la bresaola, quella che una fetta costa 72 euro e di... La mortadella. Il sushi... No, è trasversale perché, scusate questa battuta sessista, ma il pesce piace a tutti. Scusate, l'ho detto. La Nutella. La Nutella... Scusa, maestro. Scusa, no, no, permettete una parentesi personale, la Nutella è di destra. Un attimo. No, no, prima che ci schieriamo tutti da una parte all'altra, perché se c'è una cosa di sinistra invece è la nocciolata equo solidale, senza olio di palma, senza solfiti, che non c'entra un cazzo ma lo scrivono lo stesso, con dei bambini negretti in Africa che imbottigliano la nocciolata e non la possono mangiare, dicono che bello, lo stiamo imbottigliando per i bambini dell'Occidente. La nocciolata è di? Un vino frizzantino, così spumantino, frizzantino, mosso, è di? Un vino bianco. Invece lo stesso vino bianco, frizzantino, ma biodinamico, equo solidale, senza solfiti, che lo bevi e poi la sera è di? Quel contadino che viene a chilometro zero e ti dice oh, che cazzo vuoi, e tu dici sono... La spesa all'esse lunga è di? La COP? Eh no, la COP ormai è moderata, perché se c'è una cosa veramente di sinistra, ma veramente di sinistra, che mi frantuma lo scroto, è il gruppo GAS. Di destra, non si sa se la fortuna sia di destra, ma la sfiga è sempre a sinistra. Ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni 20, un po' romano e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Malgrado tutto, credo ancora che ci sia. E la passione, l'ossessione della tua diversità. Ma al momento dove è andata?
ultimamente un po' sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Il pensiero liberale di sinistra ora è buono anche per la sinistra. Annullare i sindacati è di destra, ma oramai è prassi anche a sinistra. Ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia. Malgrado tutto, credo ancora che ci sia. E la passione, l'ossessione della tua diversità. Ma al momento dove è andata non si sa. E dove non si sa. E dove non si sa. E dove non si sa. Ora non sono più perché io sono un uomo e quindi non so fare due cose contemporaneamente, per cui non so parlare mentre suono, cioè so cantare mentre suono ma parlare no, perché sono un uomo e come diceva mia madre giustamente, sei un uomo e quindi sei un coglione. Ora proseguirei il mio esperimento sociale per alzata di mano, cercando di capire come siamo disposti qui fra destra e sinistra. Ora immagino sia facile comprenderlo, ma ve lo chiedo lo stesso. Allora alzi la mano, alzino la mano tutte le donne, tutti gli uomini e tutte le persone di sinistra. Allora, adesso un esperimento di coraggio. Alzino la mano le persone di destra. No! No! No, scusate, mio figlio ha alzato la mano! No! Ah! Allora, alzino la mano... Dai, fermo che te la taglio quella cazzo di mano. Alzino la mano tutte le persone di destra. Niente, non ce n'è. Ah, una persona... Allora, oh no, scusa maestro, per favore, un applauso al coraggio, all'onore dei camerati, per favore. Grandi, grandissimi. Allora, alzino la mano tutti i moderati. Mamma mia, ragazzi, allora domani partiamo, andiamo a Roma, lo facciamo esplodere, cazzo. Dai, allora alzino la mano tutti quelli che hanno una molotov imboscata da qualche parte, perché qui moderati non ce ne sono, ma facciamoli fuori. Accendiamo le stelle e le facciamo fuori tutte e cinque, dai. Alzino la mano, allora facciamo così, alzi la mano chi almeno una volta nella vita, seppur sbagliando, ha votato Berlusconi. Ma perché i bambini alzano le mani? Ma che cazzo volete? I bambini devono stare zitti, subire ed essere picchiati. Oh, allora alzino la mano tutti quelli che almeno una volta non abbiano detto nella vita... La Meloni, Fratelli d'Italia, va bene, la Meloni politicamente è uno schifo, ma io due colpetti glieli darei. Ok, ci siamo, ci riconosciamo. Siamo grandi. Alzino la mano quelli che Pippo Civati veramente non se ne può più, ma io due colpetti glieli darei. Alzino la mano quelli che La Russa è ormai trapassato, è passato, però tutto sommato. No, scherzo, no, non arrivo così in basso, no. Alzi la mano chi ha votato Renzi, dai che qua ci sia. Alzi la mano chi ha votato 5 Stelle, due mani giustamente. Alzino la mano tutti gli eiaculatori precoci. Dai, no, uno solo, in due, cioè, veramente, ma veramente, serata di fenomeni e... Serate di fenomeni e di impavidi. Allora, gente che con la moto, mentre butta la moto, oh, this fuck the system, why fuck you? Ok, alzino la mano allora a tutte le donne che vengono subito. Io lo chiedo sempre perché nel caso me la sposo e ci troveremo d'accordo. Sai che bello? È stato bello, fumiamo. Niente, le donne dove... Alzino la mano quelle chi almeno una volta nella vita ha finto l'orgasmo. La madre di mio figlio ha alzato. Ma che cazzo volete da me stasera? Allora alzino la mano chi non ha pagato stasera per entrare. Bravi, bravi, grazie. È questa l'Italia che vogliamo? Fate schifo, cazzo. Thank you.
sopra. Basta gigi 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 gigi. Basta 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 Matteo. Basta tutti quanti, basta Sergino. E faccio il governo e poi lo faccio io. Siete basta. Tutti delle merda, ma no, siamo anche amiche. Basta, basta, hai rotto il cazzo, sì. Scusate, colpa mia.